3 aprile 1881. Nasce Alcide De Gasperi, statista di ispirazione cattolico-liberale, grande protagonista dell'Italia repubblicana nel primo decennio della sua storia. Suddito dell'impero austro-ungarico, da giovanissimo era già vicino agli ambienti del movimento cattolico trentino. Dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, avviò sforzi diplomatici per garantire la neutralità italiana. Durante il conflitto è nominato delegato al Comitato d'Assistenza Profughi, creato per far fronte alle esigenze degli oltre 70.000 trentini sfollati dopo l'apertura del fronte italo-austriaco. Il 25 ottobre 1918 è tra i deputati italiani al Parlamento di Vienna che proclamano la volontà delle popolazioni trentine di essere annesse all'Italia. Ostile al fascismo, che lo condannò al carcere per 16 mesi, si rifugia in Vaticano, dove lavora come bibliotecario. Durante la Resistenza tiene le fila del Partito Popolare, mutandogli il nome in Democrazia Cristiana. Finita la guerra e la clandestinità, è nominato Presidente del Consiglio e lo resterà sino al 1953, incarnando la linea politica del centrismo, fondata sulla collaborazione tra democristiani e partiti laici. I suoi governi guidarono la riorganizzazione politico-istituzionale, la ricostruzione socio-economica post-bellica e ancorarono l'Italia al mondo occidentale, dando avvio al processo di integrazione europea. De Gasperi morì il 19 agosto 1954 a Sella di Valsugana, tra le amate cime dove era solito trascorrere le vacanze.